in questa nuova lezione in cui ci concentreremo sugli imperatori della dinastia Giulio-Claudia e in particolare su Tiberio e Caligola, quindi il periodo che va dal 14 al 41 d.C. Ovviamente la dinastia Giulio-Claudia inizia prima, però per comodità espositiva, per una certa scelta didattica che si può anche discutere, ho deciso di dedicare un capitolo a parte, o più capitoli a parte ad Augusto, e diciamo due capitoli sugli anni che vanno dal 14 al 68. Detto ciò, chi è Tiberio? Il primo imperatore della dinastia Giulio-Claudia, dopo Ottaviano si intende, fu Tiberio. Morto Ottaviano senza eredi, il princeps aveva scelto tra i numerosi figli adottivi Tiberio Claudio Nerone, che è appunto il nostro Tiberio, per governare il principato. Tiberio Claudio era infatti il figliastro di Ottaviano, nato dalla terza moglie del princeps, Livia Drusilla, quando essa era legata al padre omonimo del figlio. Se non è chiaro l'albero genealogico è perché effettivamente è complicato. Allora io poi provvederò a caricare un albero genealogico sull'articolo di questa lezione che troverete nel link nella descrizione di questo stesso video. Quindi per riassumere, Tiberio è uno dei figli adottivi di Ottaviano, avuto dalla terza moglie Livia Drusilla. Diciamo che Tiberio continuò la politica prudente di Ottaviano, consegnando l'iniziativa legislativa al Senato. Inoltre, anche se le nomine delle magistrature non erano mai nel Senato, i senatori ancora giudicavano l'operato dei governatori e delle province. Questo rafforzamento da parte dei senatori causò certamente un certo malcontento popolare, che si espresse però, si espresse, diciamo, trovò modo di esprimersi in violente rivolte. Tiberio fu tuttavia un perfetto amministratore, come lui anche, lo sarà anche Claudio. Dopo il suo principato, infatti, i conti pubblici di Roma erano più che in salute. Tra i vari provvedimenti e iniziative possiamo certamente ricordarne alcuni, come la diminuzione delle spese per i giochi gladiatori, l'abbassamento delle tasse che gravavano sulle province, il rinnovo degli incarichi ai governatori capaci, quindi sorta di principio meritocratico, e aiutò con un fondo agricolo i piccoli proprietari terrieri per evitare che si indebitassero. Tuttavia, c'è un capitolo oscuro nella storia di Tiberio ed è quello legato a Seiano, e cioè gli anni che vanno dal 20 al 31 d.C. In questo periodo l'imperatore si defila da Roma e si ritira nella sua villa a Nola. Tiberio continua ad amministrare, ma il suo consigliere, Lucio Elio Seiano, che è il prefetto del pretorio, inizia a considerare l'idea di ascendere al trono e come primo passo fa avvelenare Druso, che è il figlio, quindi sarebbe teoricamente il legittimo erede di Tiberio. Questo avviene nel 23 d.C. La strategia di Seiano fu quella di servirsi della Lex Iulia de Maiestatis, che è una legge introdotta l'8 avanti Cristo, voluta da Augusto, che introduceva il crimine di lesa maestà. Poi vedremo che questa legge, Lex Iulia de Maiestatis, sarà grosso modo abolita o messa di nuovo in vigore da diversi imperatori. Quindi cosa vuole fare Seiano? Vuole servirsi della Lex Iulia de Maiestatis per accusare i possibili successori di Tiberio di offesa all'imperatore e farli giustiziare. È un po' una scusa per, insomma, diciamo, eliminare tutta la concorrenza, quando quella non doveva essere neanche concorrenza, perché Seiano, come semplice prefetto del pretorio, non sarebbe in linea per diciamo, salire diciamo, a capo dell'impero. E in effetti non vi salirà. Seiano inoltre cercò di isolare sempre di più Tiberio dalla vita politica, tant'è che si può pensare che fosse Seiano a governare anche se indirettamente. Ad ogni modo, gli intenti di Seiano furono scoperti il 31 d.C. e Tiberio fece arrestare e giustiziare il traditore. Alla morte di Tiberio succede Caligola, chiamato così perché diciamo, indossava i caligai, i calzari militari che era solito portare sin dall'infanzia quando accompagnava nelle campagne militari il padre germanico, che era diciamo, il glorioso padre germanico. Caligola ascese al potere nel 37 d.C.
Quindi quando muore Tiberio ha appena 24 anni e i suoi primi mesi di governo sono molto promettenti, tant'è che ripristina i comizi, abbassa le imposte, si accattiva la simpatia del popolo finanziando grandi giochi gladiatori e abolì inoltre la Lex Iulia de Maiestatis, sfruttata da Seiano. Tuttavia, non si sa bene, diciamo, per quale motivo, probabilmente, diciamo, per motivi psicologici o per, diciamo, qualcos'altro di non ben definito, questo periodo felice di governo di Caligola durò neanche un anno, 10 mesi. Infatti, nello stesso anno, il 37 d.C., fu colpito da una malattia che lo portò alla follia. Iniziò infatti ad essere paranoico, a farsi adorare come una divinità, secondo il costume orientale, e oppresse con ferocia chiunque fosse sospettato di opporgliesi. Detto, diciamo, questa è grossomodo una dinamica che si riscontra in diversi imperatori, e come pure la dinamica della fine di questi imperatori. E infatti, se Tiberio aveva sanato e rafforzato i conti pubblici, il Caligola pazzo li stava scialacquando attraverso un piano di spesa per opere pubbliche esagerato. Non ci vollero che pochi anni di folle governo, questa, diciamo, è la parabola, diciamo, degli imperatori un po' sopra le righe, per usare un eufemismo. Quindi bastarono pochi anni di folle governo per rendere la figura di Caligola mal sopportata in Senato. Caligola fu ucciso il 41 d.C. a 28 anni in una congiura dei pretoriani con 30 pugnalate, cioè questo riporta tradizione. Stessa sorte toccò alla moglie e alla figlia Giulia Drusilla. E con questo, diciamo, concludiamo questa piccola lezione su Tiberio e Caligola. Nella prossima parleremo degli ultimi due imperatori della dinastia Giulio-Claudio, scusate, cioè Claudio e Nerone. Arrivederci quindi alla prossima lezione.